Noi abbiamo fatto la ricerca sui formati video. Oggi ve la vogliamo esporre in modo, speriamo, chiaro È anche e... divertente. Boh, Ok, cominciamo. incominciamo. Il video che cos'è? Il video è una semplice sequenza di bit che viene salvata sulla memoria del computer e questi bit creano un'unica immagine. Il computer ci mostra in maniera sequenziale queste immagini e ci va a formare un video. Ogni singola immagine si chiama frame. Il bitrate è la quantità di informazione che viene mostrata sullo schermo in un secondo. Per trovarci il bitrate dobbiamo dividere la quantità totale di informazioni di un video, che possono essere classificate in bit, in kilobit o megabit o addirittura gigabit, e, fratto il tempo totale del video, quindi durante tutta quanta la durata. Parliamo di risoluzioni. Allora, abbiamo risoluzioni HD e risoluzioni non HD. Le risoluzioni HD, per esempio, sono 720p, che è l'HD standard, 1080p, che è full HD, abbiamo poi 2K, 3K, che sarebbe 3640, e infine 4K, che è una delle risoluzioni massime che possiamo vedere sui nostri schermi in questo momento. Passiamo adesso ai formati video. I formati video possono essere molti e ogni formato è utilizzato per uno specifico scopo. Per esempio, i DVX, che in genere sono i film, sono file di piccole dimensioni, quindi hanno una qualità video non altissima, mentre i formati come MKV o AVC possono essere di grandissime dimensioni, arrivare anche ai 20-30 giga per ogni film. E sono di conseguenza dei video che hanno un'elevatissima qualità, quindi un elevatissimo bitrate. Poi sono presenti anche i formati contenuto, per esempio MKV, cosiddetto Matroska, e questo formato ci permette di raccogliere, per esempio, sottotitoli, tracce audio, tracce dei capitoli e quant'altro in un unico file. Quindi quando noi apriremo questo file possiamo scegliere sottotitoli italiano e le varie lingue. Oppure potremmo saltare da una scena all'altra senza avere più file, ma in un unico file. Ogni video può essere compresso in maniere diverse ed è compresso infine per poi essere riprodotto. La compressione è appunto stata fatta per ridurre il più possibile lo spazio occupato su hard disk del video. Per essere decompresso ha bisogno di istruzioni questo video e qua subentrano i codec che sono appunto delle istruzioni per decomprimere questo video ed essere riprodotto. I codec possono essere installati o reinstallati per essere comunque aggiornati su qualsiasi dispositivo, da un cellulare o un computer. Appunto, tornando a parlare della compressione dei dati, abbiamo una compressione dei dati con perdita e una compressione dei dati senza perdita. Cosa vuol dire perdita? Perdita di qualità. La compressione dei dati con perdita viene chiamata anche lossy. I tipi di file lossy sono un tipo di file che quando il codec li va a decomprimere per riprodurli, perdono un minimo di qualità rispetto a quando sono compressi. Per esempio, qua vi riportiamo un'immagine con quattro foto, ognuna con un livello di decompressione diverso. Come vedete, purtroppo hanno qualità diverse, cioè più è decompresso e più perde di qualità. Tramite questi codec possiamo anche comprimere i video senza perdere qualità e dettagli. E questo tipo di compressione si chiama lossless, che letteralmente vuol dire senza perdita di dati. I codec più utilizzati sono H.264 e quello che è stato introdotto in quest'anno, quindi nel 2014, H.265, mentre uno più comunemente utilizzato è AVC HD. Questi video lossless generalmente sono molto grandi come file, si parla da almeno 5-6 giga fino ad arrivare a 30-40 giga e vengono salvati su Blu-ray
o hard disk, oppure fino a qualche anno fa i DVD, questi video lossless occupano molta memoria e quindi di conseguenza occupano molta potenza elaborativa del processore. Quindi se volete riprodurre un file in alta definizione lossless dovete avere almeno un processore dual core per garantire la potenza necessaria per riprodurre questi file. Allora, vi sono diversi tipi di formati, per esempio i formati contenitore HD e HQ, che sono 8 definition e 8 quality, che sono due modi per dire alta definizione e alta qualità, alta definizione per i video e alta qualità per l'audio. Allora, non appunto tutti i formati possono contenere queste particolari caratteristiche. Per esempio il formato MKV riesce perfettamente a reggere sia HD e HQ, mentre l'AVI non sempre riesce a contenere tutte e due, perché comunque verrebbe un formato molto grande. Cioè, scusate, verrebbe un file molto grande, non un formato. Ok, questi video, in alta definizione specialmente, in base alla risoluzione che hanno, per esempio, come abbiamo detto prima, possono essere HD Ready, 720p, Full HD in 1080p, 2K oppure 4K, 4096. In base alla risoluzione, ovviamente occupano più file. In base alla risoluzione occupano più memoria, perché il computer deve elaborare più pixel in un secondo. Quindi ogni pixel è, diciamo, è rappresentato da alcuni bit. In genere sono 8 o 16. Speriamo che questo video vi sia piaciuto e che noi abbiamo risolto i vostri dubbi e le vostre domande e che vi sia tutto più chiaro dopo aver visto questo video. In caso contrario, scriveteci un commento qua sotto, prima mettendo un bel pollicione in su e iscrivendovi al nostro canale. Sì, al nostro. Ci vediamo al prossimo video. Potete anche scrivere il vostro. Ciao 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 ciao.